Da Alessandro Baricco a Francesca Mannocchi, passando per Francesco Costa e Vasco Brondi. Sono questi alcuni dei grandi nomi della cultura, del giornalismo e del dibattito politico che dal 18 al 20 giugno animeranno Talk, la giornata di incontri pubblici del quotidiano online Il Post, diretto da Luca Sofri, arriva dunque a Pesaro dopo le due edizioni di Faenza. Approfitteremo molto volentieri del fatto che tutti quanti abbiamo una gran voglia, con le cautele del caso, di tornare a vederci fuori, e a parlare di cose, a organizzare eventi di questo genere, e diciamo, ci abbiamo messo quello che potevamo, un po' diciamo, di competenza del posto nel raccontare le cose e un po' di, per fortuna, relazioni e collaborazioni ricche di ospiti, da Sandro Baricco, Annalisa Cuzzocrea, Francesca Mannocchi, a Vasco Brondi, a Marino Sinibaldi. Insomma, è un programma di cui siamo molto contenti e che, come dicevate, è traboccato dall'idea originaria di una sola giornata anche poi nella precedente e nella successiva, appunto, per ricchezza. Gli appuntamenti saranno dunque in Piazza del Popolo al Centro Arti Visive Pescheria, per una città di Pesaro che cavalca la ripartenza con due prime volte in due weekend di giugno ravvicinati. La prima volta di Talk una settimana dopo la prima del Cater Raduno. Dopo il weekend del Cater Raduno, altra novità di manifestazione nazionale che approda a Pesaro con una tappa significativa, in questo caso il Talk, che è il format, diciamo, di incontro con il pubblico, gli abbonati e anche i cittadini del Post, che è questo sito di informazione che sta, diciamo, in parte rivoluzionando l'informazione politica, culturale a un certo, diciamo, livello di approfondimento, e approda Pesaro. Faenza è la base naturale, hanno già fatto due edizioni importanti del Talk a Faenza, anche l'anno scorso in quella finestra Covid tra la fine dell'estate, ma c'era appunto quest'idea di arrivare a Pesaro per una formula ancora qui, che doveva essere una giornata di approfondimenti, e poi diciamo si è allargata a tre, nel senso che inizieremo venerdì 18 per terminare domenica mattina a 20, e si sposa per quest'anno anche logisticamente, dal punto di vista, io credo, alla fine anche in termini di incontro di pubblico e di protagonisti, anche con la mostra del Nuovo Cinema, con cui condividerà gli spazi, la pescheria dove siamo ora, per gli incontri, diciamo, un po' più piccoli in termini di capienza di pubblico, e Piazza del Popolo, dove invece potremmo arrivare fino a 400 persone. Una bella opportunità per lanciare da questo punto di vista un'estate che speriamo sia veramente di ripresa, ma che soprattutto sia anche di creazione di nuove opportunità per la città. E sicuramente il Cater Raduno, se ce ne sarà la possibilità, ma anche il Post, dove chiaramente i contatti sono anche più avanzati, ci piacerebbe che possa diventare per qualche anno, insomma, tanto funzionare questo esperimento e diventare un appuntamento regolare dell'estate culturale pesarese.